Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana parliamo di economia, in particolare delle iniziative, dei modelli sostenibili che possano aiutare l'Abruzzo, la sua economia, in particolare le sue produzioni. Lo facciamo con un parterre che dal punto di vista scientifico, imprenditoriale, anche economico è di primissimo ordine, quindi io saluto e ringrazio i miei ospiti, salutandoli a partire dal professor Pier Giorgio Landini, già professore ordinario di geografia economica. Buonasera professore. Buonasera direttore. La dottoressa Anna Marfisi, che è manager del gruppo Marfisi Carni, uno dei gruppi più importanti dal punto di vista appunto dell'attività agroalimentare nella nostra regione. Buonasera. Buonasera a lei. Vittorio Di Carlo, presidente di Feudo Antico, che rappresenta il settore vitivinicolo. Buonasera Di Carlo. Buonasera. E il professor Michele Borgia, presidente della BCC abruzzese Cappelle sul Tavo. Buonasera professore. Buonasera, salve. Bentornato anche a lei. Dunque il tema è abbastanza importante, è una fase in cui poi anche c'è da dire che si apre una stagione di confronto per le note vicende politiche tra le realtà di questa regione, per inquadrare qual è lo sviluppo, quali sono i modelli su cui chiamare anche a confronto l'elettorato nella prossima tornata di primavera, ma ovviamente qui parleremo soprattutto delle esigenze e delle necessità del sistema economico abruzzese. Ecco, io vorrei iniziare a parlare con il professor Landini della necessità intanto inquadrare un attimo lo scenario, ma poi soprattutto quali sono gli strumenti che riescono, alla luce anche dei dati che abbiamo, alla luce anche delle situazioni contingenti che non sono soltanto regionali ma anche evidentemente globali, quali sono gli strumenti da mettere in atto per sostenere le produzioni, in particolare quelle abruzzesi. Qui abbiamo il settore agroalimentare, che è uno dei settori di punta della nostra economia. A breve e a lungo termine, professor Landini, le condizioni del sistema economico. Ma diciamo che lo scenario rimane quello di una regione industriale, è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. L'Abruzzo, che è vicino, ancora vicino al 30% sia del valore di PIL sia del valore di occupazione nel settore industriale, in particolare manifatturiero, è una delle regioni industriali, da un punto di vista dei dati, più forti d'Italia, certamente in proporzione ovviamente alla sua dimensione, con una concentrazione forte in Val di Sangro, ma con tutta una serie di aree, di nuclei di sviluppo industriale che risalgono alla famigerata, ma poi non tanto, Cassa per il Mezzogiorno, che promuovendo questa localizzazione industriale diffusa ha fatto compiere alla regione nei primi anni 60 un vero salto di qualità, dalla regione agricolo-pastorale appunto a una regione propriamente industriale. L'altro salto di qualità sotto il profilo infrastrutturale si è compiuto con il completamento della rete autostradale attuale, completamento a meno della tratta diciamo terminale Teramo-Giulianova, ma sostanzialmente i due assi autostradali della A24 e della A25 hanno consentito alla popolazione abruzzese, ma anche alle merci che transitano sul territorio abruzzese, una mobilità che prima era assolutamente impensabile. Poi purtroppo però ci si è fermati lì e quindi io credo che il fronte strategico sul quale operare a breve nella prospettiva del lungo termine sia necessariamente quello infrastrutturale. Cosa fare? È semplice riempirsi la bocca di espressioni come alta velocità, portualità, testa di ponte con i Balcani, che sono certamente auspici, ma al momento non più che tali, in quanto purtroppo la rete ferroviaria è rimasta immobile, ma ha dei problemi strutturali per i quali parlare di alta velocità, lo dico senza esitazione, molto spesso è farneticare, soprattutto in tempi
congrui per sostenere lo sviluppo industriale e lo sviluppo economico complessivo della regione da oggi in avanti. Perché certamente l'alta velocità si può fare, ma le due tratte ferroviarie, la Roma-Pescara ma anche la tratta adriatica, vanno ricostruite, perché sulle sedi attuali non è pensabile attuare l'alta velocità. E purtroppo per quanto riguarda la trasversale con Roma, quindi Adriatico-Tirreno, il problema non è solo quello della velocità che le merci non richiedono, ma il problema è quello proprio della sede e in particolare delle opere d'arte della ferrovia attuale, che non consentono il transito dei treni merci, dei moderni treni merci, che sono ovviamente tutti intermodali e quindi sostanzialmente containers su carri, perché per incominciare le sagome delle gallerie non ne permettono il passaggio. E pertanto, se noi vogliamo dare realtà alla nuova trasversale Barcellona-Civitavecchia, Abruzzo, io dico Abruzzo, Ortona in realtà, Ploce in Croazia, per poi proseguire con il ramo C di quello che era il corridoio quinto, TEN-T europeo, oggi detto corridoio mediterraneo, e questa trasversale richiede assolutamente il transito di merci e richiede la messa in efficienza dei porti abruzzesi. E quest'ultimo è un tema particolarmente critico, perché dopo decenni di parole i porti abruzzesi sono ancora nello stato di 30-40 anni fa. Lo dimostra un mio studio pubblicato nel 1972, dove c'è una figura del piano regolatore del porto di Ortona che è sostanzialmente identico, anzi è quello del 1969, questo lavoro è del 1972, torno a dire, e che è quello attualmente vigente, perché il nuovo piano regolatore dal 2015 non riesce a trovare l'approvazione formale. Ma la sostanza è che le opere previste già nel piano del 1969, cioè il dragaggio dei fondali a 10-11 metri, non si realizzano. E credo che dopo 50 anni, con le tecnologie che insomma si sono indubbiamente evolute, non sia un problema tecnico, ma sia un problema di efficienza e anche, se vogliamo, di volontà politica, perché sul sistema dei porti abruzzesi bisogna fare ormai chiarezza, attribuendo ad ogni porto il suo ruolo, evitando una concorrenza che non fa bene a nessuno, soprattutto perché, non realizzando le opere, nessuno dei due porti è in condizioni di efficienza. E infine, sulla trasversale bisogna, per un periodo, credo purtroppo abbastanza lungo, in attesa di decidere cosa fare per la ferrovia, perché certamente, ripeto, in gran parte la sede andrà ricostruita, andrà o andrebbe, con spese molto oltre quelle di cui si parla oggi, 6 miliardi, si comincia con la tratta Pescara-Sulmona, dove già ci si ferma a Manopello perché poi tutti protestano, perché l'alta velocità è una bella espressione, quando però passa sotto casa o sopra casa e quindi bisogna espropriare, demolire, e allora tutti si accorgono che insomma non è poi tanto comoda, almeno per se stessi. E dunque le merci dovranno iniziare e continuare, perché il traffico sulle nostre autostrade è ancora molto limitato rispetto alle potenzialità. Il problema è che le abbiamo fatte invecchiare dagli anni 80 ad oggi con scarsissima manutenzione, e quindi c'è da chiedersi se allo stato attuale siano in grado di sopportare il traffico pesante, ma certamente la manutenzione e quindi la messa in sicurezza dell'autostrada ai fini del transito dei tir e quindi
di flussi di merci da Civitavecchia a Ortona sarebbe possibile ed è possibile in tempi brevi e pertanto questa è la strada perché l'Abruzzo riprenda la sua funzione di regione cerniera a beneficio di tutto il territorio e non dimenticando che lungo l'autostrada e la ferrovia c'è l'interporto di Manoppello che è assolutamente sottoutilizzato e che invece dovrebbe diventare la principale risorsa a servizio dell'intero sistema industriale della regione. Certo, vado su questo tema anche sull'altro economista in studio, il professor Borgia, perché qui è anche nelle vesti di presidente della BCC abruzzese, quindi anche il polso della situazione per quel che riguarda anche il mondo del credito. Ecco, il tema della sostenibilità del nostro sistema produttivo, da quali fattori dipende oltre a quello delle infrastrutture di cui ha accennato Landini. C'è anche un tema relativo alle aziende, a come le aziende approcciano i cambiamenti e alle ricette che vengono fornite per poter competere. Ecco, qual è lo stato dell'arte in questo momento sul nostro territorio? Grazie direttore. Se dovessi ripartire dall'analisi molto fredda o molto chiara che ha fatto, ha tratteggiato il professor Landini, aggiungerei alle questioni che poneva il professore anche quella del finanziamento delle opere, perché penso che in un momento difficile come questo per le pubbliche finanze anche questo tema debba essere affrontato e esistono strumenti privati come il project financing che possono essere adoperati anche per diluire nel tempo i costi durante l'utilizzo delle opere realizzate per intervenire e far fronte anche con un discorso di priorità alle opere più urgenti, a quelle che hanno una portata sistemica e a quelle a cui non è possibile, che non è possibile differire o il cui differimento avrebbe costi sociali eccessivi, come d'altro canto, come diceva il professor Landini, un po' stanno avendo questi ritardi nell'intervenire in maniera abbastanza rapida sulle esigenze di tipo infrastrutturale e di viabilità e di trasporto. Per quanto riguarda in generale il discorso della sostenibilità nella sua accezione economica, nella sua accezione sociale, nella sua accezione ambientale, siamo ovviamente sul tema di nuovo della modalità attraverso la quale finanziare il percorso di sostenibilità, perché le scelte debbono comunque essere fatte dalla politica per i temi di tipo strutturale e dalle aziende per quanto riguarda le scelte di tipo operativo, fermo restando che le nuove norme fissate da Banca Centrale Europea sulla sostenibilità aziendale tendono a creare dei paletti molto serrati in ordine alla velocità e all'efficienza con cui il processo di accostamento alla sostenibilità le aziende lo realizzano, fino addirittura a portare a procedure discriminatorie in ambito rating fra le aziende, a parità di ogni altro requisito, fra le aziende che hanno adottato e si sono dotate di procedure di sostenibilità e le altre che invece si sono attardate da questo punto di vista. Anche questo è un percorso su cui il sistema bancario si sta preparando, dovendo a sua volta, devo dire, fare un percorso di aggiornamento, di accostamento, di evoluzione che metta anche i propri processi aziendali in linea col tema della sostenibilità. Per cui io credo che tutto questo sia sicuramente possibile, va fatto un cambiamento culturale perché bisogna credere in questo percorso, crederci e sforzarsi di realizzarlo, fermo restando che sarà, come dicevamo poc'anzi, un percorso costoso. Il sistema economico deve convincersi dalle sue articolazioni centrali a quelle più operative, parlo delle aziende, parlo delle banche, parlo dei sistemi periferici, deve convincersi che tutto questo comporta e costa nuovi investimenti che richiedono ovviamente anche la ricerca di nuove marginalità che vanno cercate proprio per diluire questi costi su una massa operativa gestionale, operativa aziendale più ampia e quindi va da sé che lo sviluppo e la ricerca dello sviluppo
siano l'unica strada che può consentire l'assorbimento di questi costi e il fatto che questi, da essere un percorso virtuoso, non si trasformino addirittura in un appesantimento, in una perdita di efficienza e una perdita di dinamicità e di capacità di competizione dei prodotti abruzzesi sui mercati. Ecco, professore, ma lo sviluppo significa anche innovazione. Che tipo di sostegno può dare il sistema creditizio alle imprese che hanno interesse ad innovare, anche garantendo la propria sostenibilità? Dunque, come poc'anzi accennavo, il tipo di percorso che deve essere fatto per andare verso la sostenibilità è decisione appannaggio delle imprese. Noi come banca, ma l'intero sistema bancario, devo dire, non soltanto quello delle banche di credito cooperativo, ci stiamo adoperando per confezionare prodotti che siano in linea con le esigenze di cambiamento e con i costi del cambiamento, perché le strumentazioni finanziarie con cui intervenire rispetto a queste esigenze debbono essere attagliate con l'orizzonte temporale e la mole degli investimenti che queste procedure richiedono. Normalmente si tratta di procedure che debbono entrare nel DNA delle imprese, che richiedono un medio periodo di applicazione, 4-5 anni, e che hanno costi variabili a seconda del livello di impatto ambientale o di altra tipologia, che deve essere superato con un cambiamento di passo, molto spesso oneroso. Ci sono anche provvidenze pubbliche, ma noi siamo sempre dell'avviso che l'intervento debba essere finanziato a livello privatistico, ferme restando le piogge pubbliche che dovessero eventualmente successivamente essere acquisite, perché queste spesso arrivano in maniera intempestiva, in maniera scoordinata rispetto al progetto iniziale, e possono già queste diventare un problema di difficoltà gestionale per le imprese che se ne vogliono avvantaggiare. Quindi noi alle procedure di sostenibilità e di acquisizione di sostenibilità spingiamo le imprese, perché siamo consapevoli che in maniera sempre più stringente le nostre valutazioni di merito creditizio saranno sempre più coordinate con l'evidenza dell'adozione di queste procedure, e ci troveremo, e non vorremmo trovarci, ma ci troveremo nella condizione di dover, non voglio arrivare a dire discriminare nell'accesso al credito le imprese che saranno attardate in questo percorso, ma sicuramente a parità con limiti di disponibilità finanziaria che anche le banche hanno. Non voglio arrivare a pensare al credit crunch, ma vogliamo sicuramente accompagnare, proprio per evitare questo scenario, le imprese, educandole, anche facendo moral suasion, anche sviluppando attraverso convegni una sensibilizzazione specifica che veda per esempio i commercialisti, gli ingegneri, gli ordini professionali impegnati nel far comprendere alle imprese quanto sia cosa buona e giusta fare investimenti in questo settore, perché i ritorni potrebbero essere oggi impensabili ma un domani molto consistenti e vantaggiosi per le imprese che ci crederanno. Bene, allora io direi di anticipare la pausa pubblicitaria, perché adesso vorrei parlare subito dopo, con il tempo dovuto, con le due imprese che sono presenti in studio e sono imprese di eccellenza del settore agroalimentare abruzzese, e poi commentare insieme anche agli economisti il momento che vive questo settore. Linea alla regia. Siamo tornati in studio, nel quale abbiamo anche due case history di aziende del settore agroalimentare abruzzese diventate punta d'eccellenza anche economico-occupazionale del settore in Abruzzo, oltre che nelle attività commerciali. Ne parliamo del momento che vive questo settore, ma anche diamo anche un'idea di come svolgono le proprie attività, a partire da Anna Marfisi, manager del gruppo Marfisi Carni, una grande realtà che vive sul territorio, opera sul territorio abruzzese, ma che ha superato la dimensione di questa regione. Intanto una presentazione dell'azienda e anche del volume di affari e di attività che voi svolgete, anche dei livelli occupazionali che garantite. Sì, buonasera.
Sono Anna Marfisi e rappresento la terza generazione della Marfisi Carni. La nostra azienda si occupa di produzione e confezionamento delle carni bovine. Oggi il nostro gruppo collaboriamo con circa 350 persone e sicuramente questo grande risultato occupazionale per noi è la prima fonte di orgoglio. Un altro dei focus della nostra azienda, lavorando in un settore alimentare primario, è sicuramente negli ultimi anni stato appunto quello delle sostenibilità ambientali. Gli allevamenti da sempre ultimamente sono attaccati e visti insomma in cattiva luce e sicuramente forse etichettati come i primi produttori di gas terra. Noi come gruppo Marfisi Carni, nei più grandi allevamenti che abbiamo in Veneto, abbiamo realizzato in ognuno di essi degli impianti di biogas che ci permettono di recuperare l'emissione del metano e della CO2 appunto prodotta dai reflui zootecnici degli allevamenti e creare energie nuove e pulite. Chiaramente se non avessimo questi impianti di biogas e quindi questa fase di produzione in assenza di ossigeno del gas e della CO2, tutto questo sarebbe poi immesso appunto in atmosfera. Oltre a questo punto ci stiamo facendo uno studio molto importante con l'Università di Padova, dove stiamo studiando appunto insieme un prodotto alimentare da inserire nella dieta dei nostri capi bovini, che permettono ancora di più una riduzione dell'impatto della CO2 sull'emissione. E da ultimo abbiamo fatto nel nostro stabilimento invece che abbiamo in Abruzzo, dove ci occupiamo appunto della trasformazione e della lavorazione delle carni bovine, abbiamo eliminato quasi al 100% la CO2 che mettevamo nelle confezioni in ATP che si possono appunto poi trovare nei supermercati, sostituendola, ripeto, quasi al 100% con l'ossigeno. E negli ultimi anni il nostro gruppo, seppur il core business della nostra azienda resta appunto la produzione delle carni bovine, grazie ai consumatori, insomma agli ottimi risultati che abbiamo ottenuto, abbiamo deciso di diversificare un po' il nostro settore, sempre in Abruzzo che è la nostra terra, che è insomma la casa di tutta la mia famiglia, e abbiamo investito autofinanziandoci su un altro settore che è quello del turismo, e abbiamo aperto due strutture, una a Francavilla al mare e una a San Vito Chietino sulla bellissima costa dei Trabocchi, dove appunto diamo la possibilità al turista, oltre appunto di godere delle bellezze dell'Abruzzo, anche di mangiare i nostri prodotti. Ecco, dal punto di vista economico, sì, e occupazionale, quali sono al momento i vostri numeri? Allora, economico, l'intero gruppo ha raggiunto i 100 milioni di euro, forse qualcosa in più, di fatturato chiaramente, e 350 dipendenti nel settore delle carni. Di cui mi pare tanti siano proprio abruzzesi. Sì, tanti, sì, soprattutto nello stabilimento che abbiamo a Treglio, tantissimi sono abruzzesi, sì, questo per noi è molto importante. Un'altra storia di successo è quella di... stavo dicendo Feudo Antico, ma in realtà è Cantina Tollo, perché Feudo Antico è una parte del Cantina Tollo Group, una delle più grandi aziende cooperative del centro-sud, una delle prime anche nel settore vitivinicolo, di cui Feudo Antico rappresenta un po' l'avamposto nell'innovazione, anche se la vostra storia sa molto di antico, addirittura di archeologico. Ne parliamo con il presidente Vittorio Di Carlo. Sì. Feudo Antico, dico due parole per chiarire, è la volontà dei soci di Cantina Tollo di traguardare l'orizzonte, diciamo, di andare anche alla ricerca di nuovi sentieri, di nuovi mercati. Tutto è nato, come Feudo Antico, dal fatto che piantando una nuova vigna abbiamo trovato dei resti che sembravano romani o qualcosa di simile. Ovviamente c'era un interesse stabilito dalla documentazione della sovrintendenza, che riteneva il sito di Tollo un sito interessante dal punto di vista archeologico. Abbiamo approfondito con loro
questo, e abbiamo scoperto una villa rustica romana risalente grosso modo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Ecco, dovremo vedere tra poco anche delle immagini relative proprio a questa realtà. In questo sito abbiamo trovato questa che stiamo guardando, una cisterna che abbiamo restaurata, due cisterne integre e poi un torcularium, è una zona, diciamo, che stiamo vedendo adesso, la Pars Fabrica, dove si stivavano anche le merci e ne stanno analizzando alcune, perché abbiamo trovato dei semi all'interno di uno degli orci ritrovati nella struttura. E successivamente abbiamo detto, visto questo, noi non possiamo solo fare il vino, dobbiamo anche provare a fare qualcosa di più. E l'azienda Cantina Tollo Group, il gruppo Cantina Tollo, la cui capogruppo è una società cooperativa agricola che è conosciuta da tutti in Abruzzo e non solo in Abruzzo, ha deciso di investire in questa avventura, tant'è che siamo diventati, a seguito degli investimenti fatti sul sito, concessionari di Stato per la valorizzazione, per la custodia, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione di questo patrimonio archeologico che abbiamo trovato. Dopodiché Feudo Antico aveva assegnato da Cantina Tollo il compito di sviluppare la Doc Tullum, perché nel 2008 si è riusciti a ottenere la Doc Tullum, che è una cosa diversa dalla Doc Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, eccetera, è relativo all'areale del comune di Tollo, sono circa 250 ettari possibili di vigneti. Nel 2019, e abbiamo cominciato a lavorarlo, nel 2019 siamo riusciti ad ottenere la DOCG, che è il massimo riconoscimento nel settore qualitativo delle uve e dei vini nel nostro paese, e quindi questa è la missione fondamentale di Feudo Antico, di sviluppare la DOCG Tullum e quindi di riportare la viticoltura e la vitivinicoltura abruzzese nel mondo anche a un livello qualitativo diverso, più alto, più possibile da aggredire, più facile da aggredire, che ci permette di aggredire più facilmente alcuni mercati, perché possiamo dire che noi come dimensione siamo una delle DOCG più piccole d'Italia e quindi è un prodotto assolutamente ricercato. Poi abbiamo sperimentato ancora, perché abbiamo detto, ma noi abbiamo questo vitigno che non è della DOCG Tullum e basta, che è il pecorino d'Abruzzo, proviamo a vedere cosa succede, studiando con l'Università di Milano, cosa succede se proviamo ad innalzare la quota di allevamento di questo vitigno. E abbiamo fatto una sperimentazione che stiamo vedendo a Castel di Sangro, unitamente allo chef Nico Romito, che ci ha gentilmente affittato un pezzo di terreno, un ettaro e qualcosa dei terreni di fianco alla sua casa donna. Abbiamo piantato questo pecorino ed è venuto fuori, così come noi ci si aspettava, un vino di grande spessore, diciamo olfattivo, gustativo, eccetera, che sta avendo grandi successi in tutti i maggiori ristoranti del mondo. Gruppo Cantina Tollo, dico due numeri, Gruppo Cantina Tollo è un gruppo, è una società cooperativa che sostanzialmente tra soci e dipendenti assomma circa 800 famiglie, tra quelli che direttamente lavorano in cantina e quelli che invece lavorano in campagna, quindi gestiscono poi, che sono i proprietari veri, che sono i nostri proprietari veri, i nostri soci, e sta cercando di sviluppare sempre di più, con grandissima difficoltà, perché nella nostra regione, poi magari ci torneremo più avanti, è difficile fare imprese in maniera innovativa. Con grandissima difficoltà ci stiamo provando, fino ad oggi ci siamo riusciti, quest'anno sicuramente, come tutti, ci sarà una battuta d'arresto, perché il clima e la peronospora che abbiamo avuto ha creato dei danni, che magari poi ne potremo parlare, però noi non desistiamo e soprattutto i nostri soci hanno confermato la fiducia nell'andare avanti
con ulteriori investimenti, anche nel senso delle cose che diceva il professor Borgia. Noi siamo certificati ambientalmente, abbiamo varie certificazioni ambientali, Feudo Antico è una realtà soprattutto biologica, gran parte dei vigneti del gruppo Cantinatollo sono a condizione biologica già da molti anni e continueremo ad andare avanti su questa strada. Professor Landini, ecco, io nell'ascoltare queste due testimonianze ho in mente quella che era qualche anno fa la reazione delle imprese rispetto alle difficoltà che avevano davanti. Un'impresa del settore appunto della trasformazione e della lavorazione delle carni poteva avere come ostacolo il tema appunto delle emissioni. Un'azienda che si trova ad un certo punto, un'azienda vitivinicola che si trova su un suo terreno un rinvenimento archeologico, avrebbe pensato anni fa, ecco, arriva la sovrintendenza e qui non si coltiva più. Invece mi pare che siano due esempi virtuosi di come le difficoltà siano diventate un ulteriore elemento crescita per le aziende stesse, cioè vale a dire forse la differenza tra le aziende virtuose e quelle meno virtuose sta nel fatto della sostenibilità, cioè del saper reagire anche in modo innovativo alle difficoltà che hanno incontro. Ecco, mi pare che proprio questi due racconti ci dicano questo. Ma certamente il tema della sostenibilità è ormai un tema trasversale non solo ai settori economici, ma anche complessivamente alla vita umana, potremmo dire. Il rischio, come in molti altri casi, è che la parola diventi stereotipa, perché adesso tutto è sostenibilità e si invoca la sostenibilità di fronte ad ogni difficoltà, contrasto, sia naturale che antropico, che socio-economico. Il problema è trovare l'equilibrio. Io voglio sperare che sicuramente questo momento rivoluzionario sotto il profilo geopolitico, quando cadde il muro di Berlino, quando implose il cosiddetto impero sovietico e quindi cadde la cortina di ferro, quando la Cina si aprì ai mercati internazionali, si pensò per un certo periodo, purtroppo breve, a un mondo quasi idilliaco, il mondo globale dove tutti collaborano, cooperano per una migliore condizione di vita, per lo sviluppo dell'economia, certamente con riguardo appunto alla sostenibilità ambientale. In realtà le cose sono andate molto ma molto diversamente, perché i paesi emergenti, i BRICS, hanno reclamato il diritto a un decollo sfrenato, come era stato quello dei paesi occidentali e in particolare l'hanno europei. Fatto non certo a zero emissioni. Proprio questo intendevo dire, richiamandosi alla rivoluzione industriale europea, dell'Europa lotaringica e poi immediatamente dopo degli Stati Uniti, hanno fatto ricorso alle fonti energetiche di cui disponevano, per esempio la Cina, moltissimo carbone, altrettanto l'India. Quindi diciamo che sotto questo profilo la rampata dell'economia globale, sostenuta soprattutto da questi paesi emergenti, ha scontato un prezzo molto ma molto alto sotto il profilo ambientale. Va anche detto che il catastrofismo non serve a nulla, che sicuramente ormai i dati meteorologici pluridecennali, che quindi possiamo definire climatici, perché io negli anni 80 parlavo già di questi argomenti con i miei studenti, perché
cominciavano a manifestarsi i primi eccessi sotto il profilo meteorologico che insomma si facevano notare, per così dire, perché in realtà eccessi meteorologici si sono sempre stati e sono ampiamente documentati nel tempo, però cominciavano a farsi più frequenti. Allora io dicevo ai miei studenti: vedete, con meno di 30 anni di statistiche meteo non si può parlare di cambiamento climatico. Adesso purtroppo i 30 anni sono trascorsi, di cambiamento climatico si deve parlare in forma non estrema, e anche qui purtroppo con una qualche complicità politica, devo dire, si profilano due fronti contrapposti. Adesso emergono i cosiddetti negazionisti, le cui posizioni, che da un punto di vista scientifico hanno dei fondamenti, purtroppo si rendono poco plausibili per i toni con cui vengono sostenute. Dall'altro lato, però, continuando, diciamo, con un catastrofismo inerte, perché purtroppo fino adesso, e parlo qui del territorio, voglio parlare per un momento anche purtroppo del ruolo che non ha avuto la mia disciplina, la geografia, che era una disciplina basilare nella conoscenza umana, non solo i più anziani come me, ma anche le persone giovani ancora oggi vedono la geografia come una disciplina scontata. La parola non sorprende, tutti hanno un'idea della geografia, che poi è forse l'idea più semplice, più chiara e più giusta, cioè di una disciplina che studia il territorio a spettro ampio. Spettro ampio significa andare dalle caratteristiche fisiche ai problemi, per esempio, delle localizzazioni economiche. Quante volte noi geografi abbiamo stigmatizzato le localizzazioni nelle golene, di cui purtroppo l'Abruzzo e in particolare la Val Pescara ha moltissimi esempi, oppure le localizzazioni anche residenziali o turistiche su versanti instabili e resi sempre meno stabili dalla deforestazione. Purtroppo la nostra disciplina è stata considerata generica, e quindi di fronte alla iperspecializzazione delle scienze della terra da un lato, delle scienze economiche dall'altro, questa visione ampia di equilibrio del territorio è stata trascurata. Io credo che ripristinarla sarebbe molto, ma molto utile per affrontare tutte le problematiche che dicevamo, in particolare quelle della sostenibilità, che altrimenti è una parola vuota. Sostenibilità che cosa vuol significare? Vuol significare una compatibilità fra lo sviluppo socio-economico, al quale non vogliamo ancora rinunciare, perché l'idea della decrescita felice è, se vogliamo, un'idea di parte, è un'espressione che può per un momento attrarre. Certo, possiamo rinunciare a qualche e a più di qualche consumo eccessivo, però non credo che alla prova dei fatti una decrescita economica, che sarebbe estremamente difficile fra l'altro pilotare, potrebbe soddisfare le generazioni future. E quindi rendere compatibile lo sviluppo economico con l'equilibrio ambientale, che è possibile, prevenendo e, come dire, fronteggiando quel cambiamento climatico che sicuramente una più attenta visione ecologica potrà limitare, ma che ha, a mio avviso, anche delle componenti geofisiche che vanno oltre l'opera e la volontà umana. Con tutto ciò potremo fronteggiare queste situazioni operando finalmente sul territorio, invece di proporre molto spesso slogan o di intervenire quando purtroppo il territorio è già stato colpito, certo, duramente, o è precipitato. Allora, a proposito di queste due aziende, io volevo sentire il professor Borgia, perché avete deciso di accompagnarle un po' in questi processi di innovazione. Poi chiederò a loro invece più tardi perché hanno scelto una banca come la BCC legata al territorio, una banca in generale, rispetto a quelle che magari saranno state anche tante
profferte alle loro aziende sane e robuste da parte di questi fondi di investimento che neanche nel settore agroalimentare in Abruzzo stanno cercando di colonizzare un po' tutto il territorio. Ma io volevo sentire prima lei. Sì, direttore, diciamo che ci siamo trovati, sempre rimanendo nel tema della sostenibilità, in un contesto in cui la desertificazione bancaria, soprattutto per le aziende dei nostri distretti territoriali, per esempio la Val di Foro, per esempio la zona industriale di Lanciano e quella a seguire che sta ancora più a sud ma anche a nord di Pescara, hanno perso molti dei riferimenti rispetto alle banche locali che consentivano loro di accompagnare in maniera costruttiva, dialettica, collaborativa, con capacità di ascolto i progetti aziendali. E quindi il tema della sostenibilità brutalmente nella parte più epidermica è diventato proprio un problema di sostenibilità nel finanziamento dei progetti di investimento che queste aziende dovevano realizzare e sulle quali non trovavano poi la possibilità interlocutori bancari attenti, disponibili e pronti ad accompagnare questi percorsi. E diciamo che non mi sento ovviamente di sindacare sulle politiche industriali dei grandi istituti che hanno dei loro modelli di approccio al mercato che corrispondono a certe logiche, a certe strategie. Ma noi ci siamo ritrovati nella condizione di dover operare in via residuale sulle aree di intervento sulle quali appunto non c'era più quel tessuto relazionale che aveva consentito a molte piccole poi diventate medie, buone realtà aziendali abruzzesi, di svilupparsi e crescere. Quindi ci siamo mossi cercando di, ricordandoci sempre quanto dicevo poc'anzi, che in un momento in cui anche per noi la sostenibilità origine esigenze di investimento, lo sviluppo anche territoriale diventava assolutamente un obiettivo imprescindibile, perché ci consentiva di avvicinare nuovi operatori e quindi di ampliare la base operativa attraverso la quale poi sorreggere i nostri progetti di sviluppo e di crescita. Questa cosa, pensata come un'ipotesi, è risultata essere estremamente corrispondente al vero, tant'è che la risposta che abbiamo avuto nei nuovi insediamenti che abbiamo aperto, andando contro tendenza rispetto a quanto accade generalmente nel mondo bancario italiano, ma direi mondiale, ci ha consentito di avere l'immediata disponibilità al dialogo, al colloquio, alla costruzione di collaborazioni operative con una quantità impensata, impensabile per noi direi, di buoni nuovi operatori e sviluppare dei percorsi di crescita di costoro, ma anche nostri. Quindi l'approccio che ci ha consentito anche di capire quali fossero i settori su cui potevamo intervenire meglio è stato quello pragmatico. Abbiamo analizzato sostanzialmente le statistiche sia riferite alle capacità di sviluppo che alcuni settori merceologici avevano mostrato, sia i tassi di decadimento della qualità del credito e ci siamo convinti che proprio il settore agroalimentare per il suo andamento anticongiunturale fosse quello su cui più di altri avremmo potuto fare delle scommesse che poi abbiamo provato a fare, abbiamo fatto e devo dire che i ritorni sono risultati addirittura ampiamente superiori a quelli sperati. Ci siamo collegati anche attraverso l'aiuto della capogruppo ICREA a primari settori industriali abruzzesi che ci hanno voluto dare fiducia pur temendo un livello di capacità di intervento non sofisticato in corrispondenza alle loro esigenze. Invece la capacità di risposta, grazie all'aiuto che ci ha dato la capogruppo, è stata ottima e abbiamo addirittura potuto fidelizzare questi gruppi industriali in un rapporto che ci lascia intravedere ottimi margini di ulteriore progressione e penetrazione territoriale e commerciale da parte della nostra banca. Non siamo l'unico caso perché
anche altre consorelle si stanno muovendo, le altre consorelle, le altre banche di credito cooperativo si stanno muovendo nella stessa direzione, proprio perché esiste questa diffusa, generalizzata, percepita difficoltà sistemica da parte dei piccoli operatori nel instaurare un rapporto costruttivo e benefico e corrispondente alle proprie esigenze con il mondo bancario. Devo anche dire che il livello, poi, come dicevo poc'anzi, di sofisticazione nella strumentazione finanziaria che viene messa a disposizione di questi operatori è sempre più risulta attagliato alle esigenze di questi operatori, sia attraverso l'offerta primaria di prodotti bancari che facciamo, sia attraverso le società prodotto dei gruppi bancari che sono presso i gruppi bancari cooperativi, ma anche presso gli altri gruppi bancari, ma rispondiamo per noi, procedure attraverso le quali oggi è possibile fattorizzare la carta commerciale o accompagnare con operazioni di leasing o con altri interventi, per esempio l'accompagnamento all'esportazione e alla internazionalizzazione delle imprese, anche per collegamenti molto forti che esistono con istituzioni nazionali come la SACE e come altre istituzioni, ci consentono di essere diventati un bel punto di riferimento e questo, tornando al discorso della sostenibilità, ci fa ben sperare sulla sostenibilità economica del modello banca di credito cooperativo, che chiaramente viene vista da tutti come un modello bancario un po' marginale, ma che invece in questo momento storico ha sviluppato una serie di presidi che hanno consentito ad ampia parte del sistema economico di rimanere in vita. Noi questa scommessa vogliamo continuare a portarla avanti perché vogliamo continuare a svolgere la funzione sociale di finanziamento all'economia sociale che sta anche negli statuti delle banche di credito cooperativo. Bene, grazie Presidente, noi ci fermiamo per una seconda e ultima pausa pubblicitaria, torneremo tra pochissimo per chiudere. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando del momento che vive il sistema economico produttivo regionale attraverso i punti di vista di economisti e di imprenditori. Tornerei con Anna Marfisi, manager del gruppo Marfisi Carni, ad inquadrare qual è la congiuntura che vive più in generale il suo settore. Abbiamo parlato prima della sua azienda, ecco, facevo riferimento anche al fatto che nell'agroalimentare qualcosa si muove, ma dal punto di vista di acquisizioni dall'esterno, perché vuol dire che intanto che il sistema è cresciuto. Ecco, ma quali sono le più grandi criticità, difficoltà, ma anche le più grandi potenzialità che a suo avviso questo settore ha sul nostro territorio in generale? Parlando anche con i suoi clienti, con tutti i suoi interlocutori. Allora, oggi io parlo un po' in generale forse delle imprese. A mio parere il vero problema è trovare dei collaboratori che sposano con noi il progetto di impresa, perché questo sono giovane e vedo una netta differenza tra i collaboratori che hanno accompagnato mio papà, quindi la Marfisi Carni, in tutti questi anni e quelli che oggi affiancano me e le mie sorelle. Questo lo dico, non so se siamo sfortunati noi, io non so cosa dire. Oggi vedo un grave problema proprio nel trovare risorse disposte a fare dei sacrifici insieme all'azienda, perché noi in primis facciamo tanti sacrifici ed è importante che veniamo accompagnati da persone che ci possano aiutare. Nell'altro settore, quello che riscontro dei nostri clienti, che la maggior parte dei nostri clienti poi sono la GDO, no? Quindi i supermercati, sul settore della carne in particolare, oggi ci sono tante, forse posso dire, tendenze, anche tanti programmi televisivi contro la carne, e veramente poco a sostegno anche degli allevamenti italiani, di tutto il lavoro che c'è dietro. Quindi oggi io credo che l'azienda, perlomeno le nostre aziende, soffrono queste due cose. Una politica scorretta contro gli allevamenti, quindi contro la carne, e la difficoltà nel reperire personale. E gli aspetti positivi invece, le potenzialità che
questo settore ha ancora sul nostro territorio? Gli aspetti positivi io li vedo un po', su di un termine forse che usano un po' tutti, nel Made in Italy, e anche sulla carne vedo che noi abbiamo degli allevamenti che si occupano in particolar modo di carni bovine italiane, e su questo vedo veramente un trend in crescita. Vedo che il consumatore è attento e l'etichetta e l'italianità del prodotto è per il consumatore un quid in più di sicurezza, di garanzia, quindi questo lo vedo sicuramente molto molto positivo. Per quanto riguarda le strutture invece recettive, vedo l'Abruzzo veramente con una grande crescita, e anche la costa dei Trabocchi, no, con questa pista ciclabile che hanno fatto da poco, per noi abbiamo riscontrato davvero un aumento di turisti in Abruzzo, e di questo siamo felicissimi. Di Carlo, dicevo di questa tendenza che anche e soprattutto nel settore vitivinicolo si è manifestata negli ultimi anni, quella dell'acquisizione da parte di grandi fondi di nomi, di marchi, che poi sono la storia del nostro territorio. Le chiedo innanzitutto se c'è stata questa tentazione anche per il gruppo Cantinatol, e poi le chiedo anche un po' di rappresentare lo stato d'animo di tutti i produttori in quella che lei ha già definito una stagione in cui si dovranno fare i conti con le difficoltà, le avversità della peronospera. Ma sulla prima parte della domanda, il nostro gruppo, essendo la capogruppo una società cooperativa agricola, non è scalabile, tutt'al più è partecipabile, e quindi non abbiamo avuto problemi di questo genere. Ecco, ma più in generale che le dice questo fenomeno? Più in generale mi dice che, così come non solo nel nostro settore, ma se vogliamo parlare di alcune aziende nazionali, private, che a un certo punto gli imprenditori hanno deciso di fare cassa, di vendere, di cedere, per lo più non faccio nomi per ovviamente ovvi motivi, e hanno venduto a fondi o ad altre aziende nazionali, internazionali, per lo più marchi storici della nostra realtà. In Abruzzo, nel settore del vino, continua questa discesa, diciamo. Perché? Perché sicuramente nel settore del vino Cantinatol ha 63 anni, come dicevo, ha 800 soci, quindi può anche ragionare con i propri soci di come far fronte ad esigenze finanziarie o di sviluppo o di lancio di nuovi prodotti o di acquisizioni. Le aziende familiari, arrivate a una certa dimensione, siccome c'è un interesse da parte della finanza internazionale che preferisce investire sull'agroalimentare piuttosto che sui mattoni in questa fase, io mi rendo conto che forse è difficile resistere a delle offerte allettanti dal punto di vista economico, continuando in qualche misura, anche se meno, a fare la propria attività. Noi siamo soddisfatti della nostra attività, della nostra solidità della nostra base sociale, però siamo assolutamente insoddisfatti di ciò che ci circonda in Abruzzo. Noi esportiamo in 60 paesi. Uno dei claim dei payoff della nostra pubblicità è ambasciatori d'Abruzzo nel mondo. Però quando poi parli con gli abruzzesi, con i decisori istituzionali abruzzesi, è difficile far capire che bisogna tener conto delle diversità che ci sono, che non tutti i gatti sono bigi nella notte, quindi bisogna saper scegliere. E questo la politica, i decisori istituzionali nostri abruzzesi, ma non solo abruzzesi, probabilmente anche quelli nazionali, hanno difficoltà ad individuarlo. Se a ciò assommiamo il fatto che internazionalmente il consumo di vino è in calo da molti anni, tant'è che in Francia, per esempio, il governo sta decidendo di finanziare l'estirpo di vigneti perché hanno troppo vino rispetto a quello che vendono, e quindi per tenere alta la quotazione loro preferiscono estirpare i vigneti. Noi invece abbiamo avuto una fase in cui nella nostra regione qualcuno ha proposto l'aumento delle rese di uva per vigneto, dopodiché il vino lo mettiamo nei serbatoi e lo dobbiamo alla fine vendere o svendere, perché il vino non può stare nel serbatoio tranne che per il periodo di invecchiamento. Quindi bisognerebbe un attimo fare
una riflessione pacata su dove vogliamo andare. L'Abruzzo ha tutte le caratteristiche per divenire una regione, di fatto come qualità già lo è, ma nell'opinione pubblica no, una regione vinicola di tutto rispetto, perché ha prodotti straordinari. Noi abbiamo già, diciamo, 3 DOCG, perché oltre alla nostra Tullum, cioè la DOCG Colline Teramane, e la Casa Aurea, DOC Casa Aurea, che poi dopo si appresterà più avanti a diventare, ce ne sono altre che l'hanno chiesto. Allora, a fronte di questo bisogna ragionare, cioè, noi non possiamo continuare a fare 3 milioni e 200 mila ettolitri di vino, di cui solo 800 mila ettolitri denominati, perché diversamente continuiamo ad essere considerati come il grande cantinone del mondo, invece di essere una regione vitivinicola di pregio e di rilievo. Io in questo voglio ringraziare il professor Borgia, perché noi siamo partiti da una piccola forse collaborazione, piccola grande collaborazione con Feudo Antico, e poi dopo si è sviluppata tutto il gruppo la collaborazione, devo dire, probabilmente perché siamo due cooperative, anche se con organizzazioni diverse, ma sicuramente ci siamo trovati bene, credo, noi sicuramente sì, spero anche la banca, certo. E spero di poter fare altre cose in avanti. Allora, professor Landini, siamo un po' nel tirare le somme di questa nostra, spero, interessante discussione. In un momento in cui si parla tanto del Made in Italy, tanto è vero che ci hanno chiamato un ministero, il Made in Abruzzo, abbiamo sentito queste voci, le hanno detto qualcosa queste voci sul Made in Abruzzo, sulla possibilità che questo, proprio in un momento in cui ci sono anche queste scalate, possa essere un valore aggiunto sui mercati, sui mercati e sulla competizione internazionale? No, su questo no, non vi è dubbio, perché la tipicità dei prodotti abruzzesi nasce dal radicamento territoriale, che per nessuno come per un geografo è un valore assoluto, e che nei nuovi orizzonti e nei nuovi target del turismo, soprattutto internazionale, italiano già da tempo, rappresenta proprio un obiettivo, il desiderio del turista non più di visitare genericamente un territorio, ma di scoprirne le tradizioni e in particolare le tradizioni enogastronomiche, che sono quelle fondative di qualsiasi comunità. Quindi credo che in particolare per i settori alimentari, considerando viceversa anche i grandi successi dell'automotive, e io credo che l'automotive abruzzese abbia avuto questo successo proprio grazie alla fidelizzazione della manodopera e alla capacità della manodopera abruzzese di abbracciare anche settori nuovi, io credo che veramente Made in Abruzzo sia già in parte una realtà significativa e sicuramente l'obiettivo da perseguire per il futuro. Una battuta conclusiva anche dal professor Borgia, glielo chiedo questo da economista. C'è un tema molto importante che ha sollevato Anna Marfisi, il tema della formazione dei manager e del personale più in generale dell'azienda, ma mi riferisco in particolare ai manager. Ecco, dal punto di vista del mondo accademico, ma anche dal punto di vista del mondo economico e anche per l'apporto che il sistema creditizio stesso può dare alla formazione, in Abruzzo va rivisto qualcosa. Sì, anche questo è un tema molto delicato e importante, perché la gestione della conoscenza nelle imprese può fare la differenza, e c'è una fase assolutamente urgentissima da gestire, che è quella di portare il livello dei manager abruzzesi ad una dignità di tipo internazionale, che faccia in modo da non lasciare il sistema economico emarginato per un gap di difficoltà, di approccio, di dimestichezza, di conoscenza da parte di chi ha la responsabilità di gestire il sistema economico. Quindi a questo fine devo dire che anche le università abruzzesi si sono mosse per cercare di creare anche percorsi di sviluppo e di interazione, gli stessi ordini professionali, devo dire, per la parte consulenziale che poi il sistema economico produttivo richiede,
ma il salto di qualità deve essere accelerato, perché le evoluzioni dell'economia globale non aspettano nessuno, hanno i loro tempi, e quindi l'auspicio molto forte è che ciò che è necessario che si sappia nelle aziende in termini di attitudini, di capacità, di attitudini manageriali sia recuperato subito, perché l'alternativa è prendere manager spesso anche costosissimi da altre regioni e ritrovarsi poi con persone che sono decontestualizzate rispetto all'ambiente in cui sono vissute, in cui sono inserite e che non vivono bene la loro permanenza in Abruzzo. Abbiamo le potenzialità, abbiamo i siti, diceva il professor Landini, abbiamo le produzioni, abbiamo le università. Dobbiamo soltanto cominciare a credere in noi stessi e impegnarci affinché ci sia una sinergia ben costruita e strategicamente costruita per portare avanti queste potenzialità che sono comunque a nostra disposizione. Grazie professor Borgia, grazie professor Landini, Anna Marfisi e Vittorio Di Carlo. Grazie soprattutto a voi telespettatori, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni. Arrivederci.